centinaia di partecipanti, decine le scuole di danza che ieri, 7 aprile, hanno partecipato ai campionati nazionali di ballo a Torchiara, sponsorizzati da Opes Danza. Splendida giornata oggi, 7 aprile, a Torchiara, nel Cilento. Io sono Enrico Di Prisco, il responsabile nazionale dell'Opes Danza, e abbiamo portato in questo piccolo paesino del Cilento, ma molto bello, il nostro campionato nazionale. Oggi qui a Torchiara sono intervenute scuole da tutta Italia. Sono molto contento, direi, dei numeri e dei risultati che abbiamo raggiunto, perché l'Opes Danza quest'anno è l'ente leader nel mondo della danza, primo ente della danza sportiva, con più di 80.000 tesserati. Quindi ci siamo ritrovati qui e spero di rivedervi al più presto. Sulle note dei maggiori successi musicali scelti per le varie discipline di ballo, tra abiti scintillanti e colorati, si sono sfidate le più importanti scuole di danza provenienti da tutta Italia. Ad aggiudicarsi il primo premio, la Latin Dance di Striano, in provincia di Napoli. Noi siamo del centro danza Latin Dance di Striano, l'ultima provincia di Napoli. Che dire, siamo emozionatissimi che siamo qui dall'Opes, che sono veramente persone serie, professionali, ma soprattutto gentili. Quindi consiglio a tutti magari di affiliarsi a questa federazione, perché veramente sono persone che lo meritano. Quindi non ci resta che dire salutarvi soprattutto e dire viva l'Opes Danza! Io sono Annalisa Buono, sono l'insegnante della scuola di ballo Style Dance, che si trova in provincia di Salerno, precisamente a Salno. Questa è la terza, quarta volta che siamo qui ai campionati nazionali e sono orgogliosa di far parte di questa meravigliosa giornata, perché l'Opes Danza è una federazione importantissima e soprattutto molto precisa. E noi tutti auguriamo a tutti i ballerini una buona competizione e tutti insieme diciamo Opes Danza!